Ciao a tutti ragazzi, sono io, l'Ingegner22, per questa nuova parte del Let's Play di Banjo-Tooie. Dobbiamo andare di qua. Allora, in questa parte dovrei terminare. Non dovrei, è praticamente sicuro che finisco le industrie. Vedo che di là c'è qualcosa, una pagina c'è, però sto cadendo. C'è una porta che si chiude. E cosa? Cos'è quella cosa? Che sta già. Sembra una grande toilette, un grande gabinetto che si muove. Beh, non sembra molto mobile, guarda come è povero, come povero che striscia per qua. Dovrebbe essere molto pericoloso. Ok, penso. C'è scritto che c'è chiaramente. C'è scritto che chiaramente che sono i. Che gli orsi non possono entrare qui. E allora? Beh, tu sei un orso, non è vero? No. Dovrei ricordarmi di mettere un paio di occhiali. Ora farò un po' di lavoro per voi. Tempo di alzare la potenza. Dovete venire un po' vicino, non riesco a vedere, a buttarti. Per favore, evitate di fare questo, sono pieno di gas infiammabile. Ora, un po', che ne dite di un paio di viti e bulloni? Forse dovrei usare il mio peso un po' di più. Non fatemi venire da voi. Dov'è? Ah, ecco. Qua sta andando male. Dov'è il pulsante dell'emergenza? Ah, così è meglio. Ora vediamo quanto sei agile. Oh bene, sembra che la mia giornata sia finita. Thank you.
vabbè, poi quasi 20. Ecco. Che si ferma le eliche. Parico. Ah. Avete battuto, troppo male, dov'è il nostro premio? Potete usare questo per andare a prenderlo. È tutto questo che abbiamo ricevuto, si sta prendendo in giro. Forse potete trovare, ma non troverete mai il gigi che è dietro quella grande, gigante elica. Non potete fermarmi per prenderlo. Ah! Dovrei imparare a tenere la bocca chiusa. Per non sapere. Vabbè. Ah, c'è già un perito. Ok, allora. Andiamo. Cavolo, sono lunghe ste scale. Uff, fatica a salirle. Ok. Anche qua abbiamo tolto tutte le pagine in questo modo. Vedo che lì c'è una paia di nota. Ops, ho commesso un suicidio. Ma va a fondare. Neanche la vita, stronze, cavolo. Comunque in questo mondo abbiamo preso tutto però. Cioè mancano due gighi che dovremmo tornare. Ecco, adesso abbiamo preso tutto, erano le ultime note. Ci sono ancora due gigi che però dovevano ritornarci quando avremo imparato nuove mosse. Quindi, che vedete se andiamo a prendere il treno? Andiamo a prendere il treno? E però abbiamo ancora una cosa in sospeso. Ah, si era rientrata che non si riusciva a venire a capire. Qui ci vuole. Vado a Witch Wall, vi stete chiedendo? Ma adesso vedrete perché. Tornato a Witch Wall, sì? Ma perché è proprio Witch Wall? Adesso vediamo perché. Cioè, vedrete perché. Non so già perché. Thank you.
No, spazio. Guardate chi c'è. Questo bamboccione che si è riempito la pancia, che non poteva più tornare dalla sua mamma. Ecco, adesso ce l'abbiamo dentro lo zaino, mi chiedo come cavolo fa a starci con un po' di così zaino più pesante. Con quel ciccione lì avrà fatto più danni. Scherzo, dai. Comunque, ecco, la madre è lì. Cosa ti avevo detto? A proposito di non andare a correre via. Scusami mamma. Scuse non sono abbastanza, giovane ragazzo. Hai mangiato ancora, è vero? Bene. Starei bene se, meglio senza la cena. Ma questo orso mi ha obbligato a mangiare hamburger. Non abbastanza delle tue bugie. Ecco, vai stronzo, io non ti ho mica obbligato. Bene, abbiamo abbastanza per oggi. Torniamo a casa nella Elfair Peaks. Boogie dovrebbe chiedersi dove siamo andati. È meglio tornare a casa per la cena. Ciao allora. Grazie ancora Benjo. E prendi questo jink che ho trovato nell'ufficio dei ticket. Ecco. Dammi le patatine. Vai. Dai, non mi interessa, l'ho già detto. Sto riprendendo da mangiare, perché l'ultima volta quando eravamo usciti non potevamo più il cibo, le patatine e l'hamburger. Ora.
Che bisogno di cibo, vuoi darla? La tamburia. Quello era buono, è molto buono. Gustoso. Io sono contento ora. Manca l'ultimo che c'è qua, che l'ho lasciato per ultimo perché almeno è più vicino dopo per l'uscita. Vabbè, anche se cambia comunque. Io ho ancora fame, sì dai. Perché se adesso accanto hai fame, tieni le patatine fritte, adesso mangia e dammi il giglio, vai. Quello era gustoso. Io contento ora. Uccello e orso hanno salvato Yugo e Bugo dall'estinzione. Voglio darvi questo come ricompensa. Perché ci sono dei segni di denti sopra? Io pensavo fosse, ci fosse il cioccolato dentro. Caro 60. Andiamo di qua, usciamo. Siamo dal mondo. Udo da lo. Andiamo là. Ah, tra l'altro, ecco qua, siamo andati qua. Che eravamo venuti qua, non eravamo mai andati, allora dobbiamo entrare. Questo uovo gigante. Egg Action. Ok, Eggy. Se dovete trovate uova speciale. Oh, avete trovato entrambi gli uovi speciali. Pezzo di torta, dacci, vai forse. Adesso li metto nel. Mettetele nel chest, nelle nidi che li recupero. Guardate Ecci covare, Ecchi covare. Ok. Speciale. Vi dà homing e uova che sono. Possono essere utilizzati nella camera di cibo. Questo è un attacco speciale che se schiacciate due doppio B fa un attacco forte. Okay. Poi dobbiamo fare così. E intanto che vedo che c'è un altro uovo sopra, proviamo a covarlo con Kazumi, no? Vedete qua? Dai, sali bene sopra! Speciale Eggy, avete trovato Gingio come personaggio del multiplayer. Chi è Gingio? Chi è Gingio? Sono quelli che dobbiamo salvare. Ciao, adesso andiamo e non ci vedremo mai più. Via. Sono 20 minuti passati. Prima però faccio prima di uscire e andiamo qua che possiamo sbloccare dei mondi. Mm-hmm.
Wow, della lava, ok. Questo dovrebbe essere il prossimo mondo in cui dobbiamo entrare, no? Tutti i bordi. Se non altri bordi sono più facili. No, ho sbagliato. Dai! Ho sbagliato. Questo qua. Va bene. Fatto! Avete completato Gigluigi Challenge 7. Ora il grande lo sarà dalla via. Ok. Bene. Salvate la potente forza del maestoso Jiggy Wiggy. Siete veramente i prescelti. Avete anche abbastanza gigi per provare la challenge numero 8 di Gigi Wiki. Acciola. Ok. Dai dentro! Ma cavolo, non riesco mai a metterlo. Hai completato Gigluigi Challenge 8. Ora il grande mi mostrerà la via, sì dai. Muoviti però. Cane. Fate la grande potenza del maestoso Jiggy Wiggy. Wow. Oh, ci sono due note. Oh, oh. Quindi sono le ultime due note e lì c'è la bolla, bolla, bolla che ci farà andare nel mondo. Ma questo non è il prossimo, perché prima dobbiamo fare quell'altro. Ancora. Siete veramente i prescelti ancora, sì, no? Avete ancora abbastanza giri per la challenge numero 9. 55, noi ne abbiamo 60. Wow! No, perché? Ecco. Non qua, qua. Qua. Non lì, ma porco cane! Thank you.
scusa, prima non me... Hai completato GBG Challenge 9. Ora il grande ti mostrerà la via, sì. Osservate la grande potenza del maestoso Ziggy Wiggy. Passa la scossa, ascoltare il Caudron King, che sarebbe l'ultimo, però qui dobbiamo farne altri due di punti. Adesso ci dirà: non avete abbastanza Jiggy per provare la prossima challenge, challenge numero 10. Tornate più indietro, più tardi. Tornate in più. Quanti abbiamo bisogno? 70. Allora, vedo che siamo già molti minuti, proprio prima di entrare nel mondo. C'è un'altra cosa che devo fare qua. Ecco queste. Così. Vedete qua. Saliamo su. E prendiamo il ginger. Abbiamo 5 viola. Vabbè ragazzi, io vi saluto qui davanti e ci vediamo nella prossima parte e grazie a tutti per avermi seguito, ciao!